Allora, di nuovo buon pomeriggio. In questo momento, in questo frangente di tempo, non siamo più settimanali e questo mi dispiace, ma vari impegni professionali ed umani ci sono ed è giusto anche che noi viviamo la nostra vita umana e la nostra vita professionale. E questa è una prova ancora in più che noi siamo qui per parlare serenamente, in tranquillità, perché ci piace fare radio. Quindi siamo voci libere e in questo momento affrontiamo un discorso sulla Roma. La trasmissione si intitola M91 Roma, minuto 91esimo Roma, questa è la Roma, questa è la Roma. Mai titolo più azzeccato ci fu. Buon pomeriggio a Massimo Penzo. Buon pomeriggio Roberto, buon pomeriggio, come stai? Tutto bene, grazie, è un piacere immenso risentirti. Te tutto a posto, sì. Tutto a posto, grazie. Oh, anche perché qualcuno mi ha detto che io non lo sapevo. A ottobre abbiamo fatto l'anniversario con te, Sì, sì, matrimonio. sì, di matrimonio radiofonico, è vero, sì. Io Ah, non ok. ricordavo che fosse ottobre, sinceramente, il primo appuntamento con te, però qui ci sono un gruppo di ragazzi che tengono le storiografie della radio e mi hanno Ah, ho detto, capito. guarda che era. Se non ricordo male, a 96.6 su Radio Gioia di Roma. Questo fu il nostro primo appuntamento nel parlare e di sociale e di Roma. Oggi, questa è la Roma, chiaramente parliamo di Roma. Vittoria, quella in Coppa ultima, sì, che serve al morale, a fare buon sangue, però io ancora di traverso, posso dire un termine poco radiofonico, la snobbata della partita contro il Servette, cioè secondo me i nostri giocatori l'hanno presa sotto gamba e poi non sono riusciti a governare quella partita, perché se quella partita fosse finita con un pareggio o una vittoria, oggi festeggiavamo il primo posto nel girone. Che ne pensi? Beh, se c'è al primo posto dovevi vincere con tanti gol di scarto, però. Vabbè, 3-0, c'erano due. No, c'erano tre di differenza, uno non sbaglio, quindi avresti dovuto comunque fare vincere più di 3-0, ma sicuramente ci saresti riuscito. Però anche loro hanno vinto 4-0, quindi alla fine il problema è vero, è nato nella partita contro la Slavia di Praga, è lì che non dovevi perdere. Eh sì, è Al massimo ti potevi perdere con un gol di scarto, vero. capito? Quindi avresti avuto il vantaggio dagli scontri diretti e sicuramente saresti arrivato primo. Giustamente. Ma lì è stata la partita quella diciamo, più scadente, quella con lo Slavia Praga, dove hai perso una partita con una squadra che secondo me è inferiore alla Roma. Ma nel calcio bisogna giocare le partite, però. Che non è basta il nome, basta io No, sono più bravo, assolutamente. io sono più bravo. Quindi se non le giochi e se non le approcci come le devi approcciare, è chiaro che poi dopo i risultati sono questi. Oh, però Infatti. tutte le volte che la Roma deve salire uno scalino, un mezzo gradino, un qualcosa, insomma, naufraga, non dico miseramente, ma poi ci lascia l'amaro in bocca. È una situazione atavica di questa squadra già da quando c'era Fonseca. Oppure si acuita negli ultimi tempi, secondo te? Ma già anche con Di Francesco, con Fonseca, c'erano ogni tanto dei passaggi a vuoto della Roma, no? Quindi non lo so, forse si sentono l'ambiente, forse pensano di essere arrivati quando magari vincono una bella partita e ci sono scene di entusiasmo, tutte cose, non lo so. Che cosa scatta nella mente dei giocatori, però purtroppo succede e succede un bel po' di volte è successo, insomma, Sì. non c'è la continuità e forse Mourinho sta cercando di dargliela questa continuità, perché la Roma sarà pure una squadra che non gioca bene. Io, insomma, è una cosa che ho sempre sostenuto, che la Roma non ha, forse gioca il calcio più brutto d'Italia, diciamo la verità, però è quello che
e secondo me è il calcio più redditizio, perché se la Roma non avesse avuto, dico se non si fa la storia del calcio, ma tutta questa miriade di infortuni, questi problemi atavici, adesso quest'anno ci si è messo anche Smalling, che sembrava un perno insostituibile della difesa, improvvisamente è sparito dai radar, e questo giocatore non so se lo rivedremo e quando lo rivedremo. Oh, ecco, a Sì. proposito di Smalling, cioè noi vediamo e ascoltiamo le notizie dall'esterno, no? Però se ci fosse veramente questa questione del tendine e che i chirurghi avrebbero detto che deve essere operato nel più breve tempo possibile, è chiaro che se Smalling vuole continuare la sua attività da calciatore, dovrebbe subire questo intervento che lui invece sembrerebbe non voglia fare. Un'altra voce ci dice che a gennaio se ne andrà, però io ho qualche dubbio perché se veramente sta in queste condizioni e rischia di giocare con questo tendine che non va bene e non viene operato, rischia alla fine di non giocare più per nulla, né per la Roma né per un'altra squadra. Se poi Ma andasse in io Arabia e resuscitasse, chiaramente il mio giudizio cambierebbe radicalmente. sì, ma chi lo prende? Quale società prende il giocatore in queste condizioni? Non è che lui va via da Roma e lo devi regalare, nessuno lo prende, è un regalo che non ci fanno niente. Perché se è vero questa cosa che lui non può giocare, non si vuole operare, la Roma credo che dopo 6 mesi che lui non si è mai allenato, eccetera, non ha messo mai un allenamento con la squadra, la Roma può anche rescindere il contratto. Esatto, per giusta causa, giusto. Esatto, dopo 6 mesi. Quindi lui se non gioca perché ha dolore, perché io non ho motivo di dubitare che lui abbia dolore, il problema nasce solo dal fatto che lui non voglia, ogni tanto se ne sente una che lui non vuole prendere, diciamo, assumere farmaci, che non vuole operarsi, ci può stare che non voglia operarsi, ma Certo. se non ti vuoi operare e c'è quel dolore, te non giochi più a pallone. È Quindi vero, qui è la vero. carriera. Poi Quindi. l'amarezza è ancora più profonda perché noi abbiamo perso il pilastro della nostra difesa, l'uomo guida soprattutto. Ma io vorrei insomma, sentire, perché purtroppo ogni stagione, ogni partita c'è sempre una gran parte di tifosi, credo che siano proprio tanti, che si alternano a criticare verso quella, verso quell'altro, insultarlo, E offenderlo. non va bene, e Hanno non va assolutamente bene. massacrato i Bagnets, hanno massacrato i Bagnets perché ci ha fatto perdere 2 derby. Questo ti fa capire intanto queste persone quanto sono provinciali. Queste sono persone alle quali si accontentano di vincere un derby e arrivare settimo in classifica. Io invece me ne frego altamente e me ne sbatto il derby se lo perdo. Io vorrei perderli tutti gli anni i derby, purché ogni anno vinco un trofeo. Figura di quanto me ne frega a me della triste, lasciamo la Laziali e Derby, che poretti c'hanno poco, loro vivono di Però, questo, di luce e di festa nei confronti della Roma. allora, Io ma dico questo perché proprio. i Bagnets è vero che ha fatto un po' di stupidaggini, ma i Bagnets in molte partite è stato determinante, ha fatto partite da 10, È partite vero, da no, tutto 10. quello che dici. Quindi. Però, secondo te, adesso lasciando stare che Roma, Lazio, no? Non è allora, finché si fa un pizzico di folklore va tutto bene, ma poi alla fine la mentalità è ristretta perché se io devo gioire delle negatività della Lazio e i laziali devono gioire delle negatività della Roma, così non si va da nessuna parte o mi sbaglio? Ma io questo problema l'ho superato, poi ci faccio una battuta, ci rido, ci scherzo, ma queste erano cose che mi appartenevano quando avevo 20 anni, 30 Sì, anni, pure a me, è vero. No, 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 che questo è ero un verissimo. tifoso becero, esaltato e fumatino. Ma oggi questa cosa non mi fa proprio più ridere, né ridere e piangere, proprio mi è indifferente la Lazio a me, anche se poi dopo purtroppo sono costretto a parlarne, no? A parlarne perché ci Certo. sono determinate cose per le quali non si può tacere, no? Come per esempio il veleno che mettono i giocatori della Lazio quando incontrano la Roma, ma questo è un retaggio dei tifosi della Lazio, che siccome ce l'hanno con la Roma e siccome non sono in grado di scherzare, di fare da
battuta, eccetera, ma prende tutto sul serio. Lo stesso Sarri è diventato un altro che quando parla tu lo senti come parla lui della Roma. Da un'altra parte, se gli succedono tre paesi in una sconfitta fanno il finimondo, ma perché ci ha preso? Ma pensa a comportarti in maniera. Ma questo secondo te, no? Adesso al di fuori dall'essere giallorossi, secondo te è un sistema per accattivarsi di più una certa squadra di gente, un certo tipo di gente? Che cosa? Perché io dall'allenatore. Dall'allenatore della Lazio o di qualsiasi altra squadra adesso, no? E come qui in radio, adesso ne abbiamo diverse di squadre. Però io tutte le volte intervengo, tra virgolette, sonoramente, perché dico, la trasmissione, che ne so, è sul Messina Calcio. Ragionate sul Messina. Il Palermo lasciatelo stare. Il Palermo fa la sua pagina e deve fare la pagina del Palermo. Stefano Tini, tanto per dirne uno che salutiamo immensamente dopo tanti anni, deve pensare alla sua Lazio. Invece ogni tanto c'è qualche frecciata pure sulla Roma. Io però, se ho una rubrica, radiofonicamente parlando, che mi parla adesso del Poggi Bonsi, è la prima che mi è venuta in testa, io voglio sentire notizie, curiosità, i commenti su quella squadra. Cioè, se il Poggi Bonsi si rifà sul Livorno dicendo quelli so de meno, noi siamo di più e viceversa, dove si va a finire? In un tunnel senza uscita? O no? No, ma lo sfottò nel calcio ci dovrebbe sempre essere, no? Ma non sono più questi i tempi dello sfottò, perché oggi si è tutto accentuato all'ennesima potenza. Una volta c'era lo sfottò, le scommesse, chi perdeva il derby, eccetera. Sì, sì, sì. L'apice del provincialismo era nel derby romano, no? Che noi non eravamo due squadre che vincevamo niente, non avevamo vinto niente, una Coppa Italia di tanto, guardava c'erano vince e via. Oggi non è più così, oggi invece pur non vincendo niente c'è soltanto il rancore per una gran parte di tiforesia, sia giallorossa che romanista, che biancazzurra. Però non va bene così. E non è questo il sistema per poter crescere. E noi siamo l'unica città dove non si può scambiare un giocatore da una città all'altra. Cioè da una sponda all'altra del Tevere, da certo. Da una sponda all'altra ce ne può andare, perché il Milan ha fatto l'Inter e il Milan viceversa con i giocatori hanno fatto la loro fortuna. Tu guarda Pirlo che è andato di qua e da là, e quanti ce ne sono? E guarda attualmente Çalhanoğlu che dal Milan è passato all'Inter. Esatto, non è che c'è. Qual è il problema? Però qui a Roma non si può fare. E comunque voglio dire, non, a me non. Questo è un calcio che mi piace poco, insomma. Passo la passione per la Roma, la vedo, però mi sono accorto che come si finita la partita io, la Roma ha vinto o ha perso, per me basta, finita, ci vediamo alla prossima partita. Prima una volta non era così, Massimo, scusami. Esatto. Una volta eravamo attaccati, no. Ne parlavamo giorni e giorni, esatto. Poi aspettavamo con ansia la partita successiva affinché la Roma potesse resuscitare, potesse risorgere, no? Oggi invece, esatto. Con tutto che la nostra fede non è cambiata perché è sempre la Roma, però forse è anche il sistema delle televisioni, di come gestire sto calcio che ci porta a guardare sì la partita poi andata bene, andata male, dopo 24 ore si pensa ad altro e si aspetta la settimana successiva. Cioè questo non è essere innamorati del calcio, questo è come a sto punto, come mi ha scritto Luce, come vedere uno spettacolo a teatro che può essere bello o può essere brutto, secondo te? Sì, è così ormai, è così, dai. Non c'è. Ma questo probabilmente non è colpa dei tifosi, è colpa del calcio come ormai viene gestito, no? Certo. Un calcio gestito male a livello di federazione, gestito male a livello di Lega, e le televisioni che hanno obbligato a fare lo spezzatino per dal venerdì al lunedì, ecco, giova ricordarlo, no? Non esiste, poi tutta una serie di cose che non vanno bene. Anche perché noi con ansia aspettavamo di solito il mercoledì sera
quando la Rai si degnava di comprare una partita di Coppa dei Campioni e le coppe si giocavano solo di mercoledì, e per vedere una partita la domenica sera alle 7 c'era la sintesi prima della Serie B e poi della Serie A, che era un antefatto della domenica sportiva, oltretutto, no? Cioè, noi avevamo solo quello Sì. scorcio. Oggi tu la partita ce l'hai 24 ore su 24. Ma tutta la settimana, poi, insomma, voglio dire, per cui c'è dal lunedì fino alla domenica ci sono sempre partite. Oh, Lucio da Zona Prati continua a scrivere, mi sta facendo praticamente un romanzo a puntate, ma io sono contento se ci sono riflessioni. E praticamente mi dice che al di fuori dell'essere tifoso dell'altra parte, le due squadre di Roma hanno due allenatori molto, tra virgolette, pittoreschi, no? Perché su Sarri ti dà ampiamente ragione, lui non lo vuole, chiaramente, ok. Ma anche Mourinho, quando se ne esce fuori col Sassuolo, con Berardi e con altre situazioni arbitrali, sono due guasconi Sì, per sì, caso? sì. Ma Mourinho è sempre stato così, no? Però come se io prendo le difese di Mourinho, ecco perché sei tifoso della Roma, sei piagnino, sei qua, sei qua. Ma io ti faccio un esempio. Lo scorso anno la Roma era terza in classifica con 3 punti sull'Inter e 5 sul Milan. Va bene? Da quel momento in poi sono arrivate in 5 partite successive, 5 arbitri notoriamente sfortunati con la Roma e 5 addetti al VAR notoriamente sfortunati con la Roma e il quarto uomo notoriamente sfortunato con la Roma nelle successive 5 partite, che la Roma per un motivo o per un altro le ha perse. Cominciando da una partita fondamentale perché andava a 6 punti dal Milan, quella che al 97esimo l'arbitro Chirchi concesse un gol, il VAR non rilevò niente, per una evidentissima spinta ai danni di Bagnes. Quello di Chiesa ha fatto gol. Come no, come Ma, no, me lo ricordiamo ecco, e quindi benissimo. quella da una vittoria della Roma al 97esimo si è passata in un pareggio. La Roma dopo 5 giornate si trova in metà classifica. Quest'anno, io non voglio parlare sempre di altri, ma quest'anno sta succedendo la stessa cosa, in anticipo, perché la Roma è in anticipo, è arrivata quarta. Capito? Sì, In sì, sì, sì. anticipo ha cominciato domenica con il trio Rapuano, Aureliano e Maresca. Maresca si guardava, uno che fa il quarto uomo dovrebbe controllare i due allenatori che non escono dall'area tecnica. Lui stava attaccato all'area tecnica di Di Mourinho, perché non è Mourinho, che gli sì. faccia il E piagnino, quell'altro aveva molta più ragazzo, una elasticità. persona. Ecco, la persona che ha fatto, non so come si chiama, io sto rispondendo Sì. anche a lui, e questo si è attaccato all'area tecnica di Mourinho per controllare che lui non si muovesse, mentre il signor italiano ha fatto di tutto e di ogni, Aveva quella più settimana non No, c'è è mai vero, stato, perché aveva più aspetta, libertà non di c'è mai movimento. stato, urlava, sgridava e litigava con i giocatori della Roma, fuori dall'area tecnica, quello andava espulso immediatamente, non Certo, si era muoveva, rosso, vabbè. no, no, era rosso diretto, non ci piove. Perfetto, doveva andare via. C'è stato il fallo di Lukaku giusto da espulsione perché è entrato in maniera che gli poteva rompere la gamba, quindi andava espulso. Ma prima di lui c'era un altro che andava espulso, era Kayote Ondoye, quello che si chiama, Sì, che sì, sì, ha sì, fatto sì, lo sì. stesso fallo Però, su Zaleschi, allora, però non è stato solo ammonito, solo ammonito. a parte le lacune della Roma. Come dici tu, giustamente Lukaku doveva uscire perché ha sbagliato l'intervento, non lo doveva effettuare quel tipo di intervento. Noi abbiamo notato, soprattutto nel primo tempo, che questi della Fiorentina, se volevano, se avessero voluto e se hanno voluto, hanno menato No, i primi scientificamente. 20 minuti c'erano, i primi 20 minuti c'erano almeno 4-5 pali d'ammonizione, non ne Bravo, approfittano più. allora. Dybala è stato costretto a uscire per un brutto Ma fallo. se i cartellini gialli esistono, devono esistere per tutti. Ma non esistono, Roberto, non esistono in questo caso. Io ti stavo dicendo che la stessa cosa che è successo lo scorso anno. Sono sfortunati. Adesso con il Bologna ci sono 3 altri arbitri simpatici. Uno è Maresca. Un altro è Chiffi, guarda caso, sono sempre gli stessi, però lo sapete, e l'altro è Sousa, mi pare che si chiama Sousa, una cosa del genere. La Vabbè, prossima settimana con il Napoli vedrà che troveranno, che ne so, i vari Abisso, Ma i vari Rebic, aspetta, chi è che va a litigare facciamo una denaro? domanda spassionata. Siccome il campionato si basa sui risultati, no?
Allora, se la Roma, pur giocando male, lasciando stare tutte le lacune della Roma, riesce comunque a piazzarsi al quarto posto, perché dà così fastidio? Perché si devono dividere la torta sempre fra gli stessi centri di potere? Io No, non la riesco a io non capire dico che sta lo fanno storia. apposta, io dico che sono sfortunati evidentemente, però fatalità è, sono il Ma gioco. fatalità sono sfortunati sempre contro sta Roma. C'è stata una campagna, guarda questo come era trattata la Roma, dà fastidio a tutti i sensi. Lukaku, gli stessi giornali, e questo faccio un appunto anche a Romanista, che si chiama Romanista e dovrebbe fare quantomeno Romanista, o Sì, sì, quantomeno sì. imparziale, il primo titolo che ha fatto Lukaku, cioè, ci sono possibilità che possa prendere 2 giornate, ma il romanista il calcio lo conoscono, il regolamento lo conoscono, perché la domenica prima con Sassuolo, il giocatore del Sassuolo che è stato espulso contro la Roma è entrato a piede e martello come è entrato Sì, è Lukaku, vero, è vero, è e vero, è l'hanno vero. espulso e gli hanno dato una giornata. Perché a Lukaku gliene devono dare 2? Per quale? Perché è grosso, perché è da Roma o perché è nero? Cioè, No, perché gliene prende 2? E allora il Roma che deve fare? la leggenda dice che molti giornalisti romanisti abbiano voluto mettere le mani avanti perché mettendo le mani avanti poi Lukaku ha preso una No, no, giornata ci anziché credo, a queste cose due. ci credo. No, ma No, il nemmeno io. romanista, se vuole, in buon senso, se avessimo avuto una stampa romana, grande stampa romana, era diversa, e noi non ce l'abbiamo, perché a Roma, quando c'è da fare le pucce alla Roma, anche gli stessi giornalisti che si professano di essere romanisti, io non dico che devi parcheggiare, perché devi essere professionale e Certo. devi essere sempre uno che fa la cronaca, sia che sei tifoso che non sei tifoso. Qui si tratta invece di mettervi sulla ghiaia. Cioè, capisci? Io da un giornale come Romanista mi aspetto, almeno questo è il mio modo di pensare, poi per Certo, sì, carità, ma c'è ma che sicuramente mi sbaglio io, ma mi aspetto che loro quantomeno cercano di come fanno tutto sport a Torino. Come fa vero? tutto sport è una cosa O vergognosa. come Cioè, fa non la si Gazzetta dello capisce. Sport a Milano difendendo Inter e Milan a spada Allora, tratta? a Roma non c'è un giornalista che difenda la Roma. Allora, C'è un mi giornalista sta che difenda dicendo la Roma. Valentina dalla regia di Napoli, perché oggi siamo coordinati da loro, che praticamente però a Roma il giornale che risulta più vicino alla Roma sarebbe proprio il Romanista. Allora, io mi domando, no? Con tutte le riserve, Apposta. perché uno può avere dei giudizi diametralmente opposti, no? Ma se il Romanista è il giornale più vicino alla Roma, gli altri giornali, tipo Corriere dello Sport, Messaggero stesso, Il Tempo, si sono allontanati da questa squadra? E se sì, perché? Che succede? Ah, ascolta, io non lo leggo, non lo compro, non compro più giornale ormai Me da lo ricordo, mese, o certo. leggo soltanto online i titoli e basta, perché io non li compro più questi giornali, ma nemmeno quelli politici, compro proprio i giornali in genere. E mi documento col telegiornale, ascolto, vedo molti Diciamo telegiornali, come ogni giorno facciamo un passo po' il giorno tutti quanti ormai nell'era e del basta, e non digitale. guardo più i giornali, ma lì c'è stato qualche tempo fa, sempre su giornalista, un articolo, mi pare, non voglio far nome, insomma, di un giornalista in pensione, va Sì? bene, che è tifoso della Roma, e ha massacrato Mourinho, ha massacrato non so chi. Un altro giornalista che parlava alla radio, una vecchia radio di quelle che conosciamo bene, e lavorava, romanista. Quando deve far battere a Roma, ha massacrato Mourinho. Ma che cosa massacri? Ma Mourinho non ti piacerà giocare, ma tanto ha vinto 26 titoli. Certo, Com'è però che non ha tu sai vinto? Ma meglio di me che Mourinho tu che hai vinto? suscita. Tu fai giornalista, che hai vinto? Niente. Tu più lo stipendio È che prima l'articolo si faceva sempre di più sotto un profilo tecnico. Cioè, io ricordo gli editori dell'epoca, anche questi delle radio e delle televisioni dove cominciavamo a muovere i primi passi, ci diceva: analizzate il fatto, in questo caso la partita. Poi, se vi rimane spazio, l'ultima mezza riga, quindi vuol dire non scrivere a quel punto, magari date un giudizio sull'allenatore o su qualche giocatore, ma volevano l'analisi della partita. Oggi come oggi, invece, si va a cercare la cosiddetta pulce nell'orecchio. Cioè, allora, Mourinho mi sta antipatico, io devo fare il post di Roma-Fiorentina, intanto comincio a scrivere 15 righe che Mourinho mi sta antipatico. E la partita la condenso in pochi tratti. E questo non è fare cronaca, perché ci può stare Mourinho, ci può stare, che ne so, De Zerbi, ci può stare qualsiasi allenatore che può essere simpatico o non simpatico, ma se io da te voglio un'analisi della partita,
E sinceramente mi aspetto l'analisi della partita. Cioè, l'antipatia che suscita Mourinho se è sempre stato così in Ma Portogallo, Mourinho suscita antipatia nell'Inter. europea, Però, cioè, europeo. si cerca subito di buttarla, come si dice, scusate da Napoli, la direzione giornalistica, poco radiofonica, si cerca subito di buttarla in caciara, pure negli articoli scritti. E questo non è più commentare avvenimenti sportivi, è come se io sono delegato a parlare di sci mondiale, adesso abbiamo delle sciatrici eccezionali, no? Io comincio a tirare fuori che la Goggia mi sta antipatica, non me ne frega niente che vince, però è antipatica. Questo non è fare articolo, questo è fare speculazione, è fare, non lo so, gossip, non so nemmeno come più definirlo. Il problema è uno, ha solo un fatto, che Mourinho, questi giornalisti, parecchi, scusa il termine, però proprio schifati in molte sue conferenze stampe. Certo. L'ultima l'ha fatta che ha, gli hanno fatto una domanda in italiano, lui ha risposto in portoghese. Quindi voglio dire, Mourinho è questo, o lo prende o non lo prende. E quindi il giornalista che non ha notizie, non ha argomenti, e a quel punto che cosa deve fare? In qualche maniera deve parlare da Roma, no? Se nessuno ti dice quello che succederà a Roma e se Mourinho ti tratta come uno che non sa nemmeno chi sei, è chiaro che tu poi dopo hai lo strumento per poterla, tra virgolette, rivalerti nei confronti di chi non ti dà possibilità di fare il tuo mestiere, no? Io non parlo, non dico che ha ragione Mourinho o gli è torto i giornalisti e viceversa, però questa è la realtà, no? Quando tu non Certo. hai notizie di prima mano, quando tu non sai chi vuole Mourinho, perché Mourinho non lo dice a te, non viene a parlare con te, quindi tu quando me lo dici queste cose te sei inventate, perché non è possibile, chi te l'ha detto se io sono Mourinho e non parlo con nessuno? O Thiago Pinto che non parlo con nessuno, come fai a saperlo È chi vero, sono? rispetto alle gestioni precedenti dove c'erano spifferi da Allora, tutti. presenti c'era il Topino, te lo ricordi? Ma come All'epoca no, parlava il Topino, come no, il come no. Topino che andava a raccontare tutte le cose, e quindi questa è la realtà. È chiaro che poi il giornalista, il mestiere tuo qual è? Quello di fare, di riempire le pagine dei giornali, e se non c'è notizie, devi inventare Però, qualcosa da riferire. ragazzo mio, hai ragione. Bisogna riempire le righe, le colonne del giornale, no? Però bisogna anche saperle riempire. Perché allora, se io comincio a scrivere, che ne so, che c'è il giocatore X c'ha 100 amanti, ma a colui che vede la partita o a colei che vede la partita, che c'ha 100 amanti, che gli può interessare? Che cosa può interessare loro di questa vita fantascientifica, magari di un calciatore, no? Si va a No, cercare se la ma compagna, se la moglie ha comprato una loro. pelliccia, ha comprato la macchina nuova, cioè sono No, situazioni vabbè, il che non discorso vanno è bene. che il giornalista non è che inventa, perché non si può mettere a rischio di prendere delle querele. Il giornalista racconta e narra quello che gira nell'ambito del calcio. Lì tu sai, bastano tre procuratori che cominciano a mettere in giro una voce che vogliono vendere il giocatore, magari per fargli evitare il prezzo del giocatore, è chiaro che poi dopo uno sente e riporta. E poi dopo si va presto a smentire, e dopo dice è sfumato nel vestito da Roma, è finito al Bayer Leverkusen. Ma a Roma l'ha maltrattato quello, perché Vero, mi dice che era un certo. obiettivo da Roma? Se no, ma come, chi te lo dice che l'aveva trattato? Chi te l'ha detto? Mourinho? No, te l'ha No, detto no, no, Thiago? No. perché posso pure uscirmene io adesso impazzendo Però letteralmente? loro non hanno detto nemmeno una bugia, nel senso che l'hanno sentito da qualcuno. Certo, Tu ma devi non sono i sapere, diretti capito? interessati, chiaramente, no? Esatto, e allora questo poi che cosa porta? Che porta nei tifosi che non sanno leggere tra le righe e che prendono per oro colato tutto quello che arriva da un giornalista della televisione, della radio o una persona importante nell'ambito del calcio, cioè che lavori nell'ambito del calcio, la prendono per buona. Un conto è io non ci credo fino a che la vedo la cosa, no? Quello che mi dice il giornalista, in questo caso perché parliamo di giornalista, mi scrive che la Roma è interessata a quello, ma io non ci credo fino a che non Fino a vedo che che è non lo vedi, interessata fino a che non c'è la Roma. Capito? il Esatto, comunicato ufficiale che è ecco il stato motivo per acquistato cui. quel giocatore. Certo, sì, ma è Ed così. ecco il motivo per cui non compro più i giornali, perché tanto quello che leggo il giornale, poi tu leggi titoli a nove colonne e poi dentro è tutta un'altra cosa. Ecco, poi lì, ecco, altro fatto tecnico, l'articolista dovrebbe stare in sintonia col titolista. Dice perché? Perché è chiaro che il titolista fa un titolo a effetto pur di catturare la tua attenzione, no? Ma se nel corpo poi dell'articolo c'è dichiarato altro, non ci fa la bella figura né il titolista, né l'articolista, né tantomeno il giornale Vabbè, ma stesso, eh?
Questa è una linea di condotta che hanno tutti i giornali, fare un titolo che può attirare l'attenzione, se no il tuo giornale lo compri, perché per comprare Ho il capito, giornale però dovresti dopo che comprarlo, leggo, te lo dovrebbero far leggere prima, capito, no? dopo che leggo l'articolo, però io mi faccio un'idea negativa e la prossima volta, prima di acquistare il giornale o in edicola, come si faceva in antico, o online, come si fa adesso, ci penso 3 volte, perché se A e Io B, bravo. alla fine io devo trarre C, non esiste, no? Bravo, io questo ho fatto, non l'ho più comprato da tanti anni per questo motivo, perché vedevo era attirato dall'edicola con un titolo a 9 colonne, Roma Perè. Guarda, la Roma si sono incontrati al bar 12 brasiliani, parlavano di Perè, forse la Roma è interessata. Cioè, ma che c'entra quello con quello che c'è scritto sul titolo? Certo, Capisce? è vero, Questo no, era no, un no, no, è titolo vero. fuorviante, un titolo che serviva e serve soltanto per farti comprare il giornale. Ma questo fa parte del merchandising, non è, il titolista non è il giornalista, capito? Quindi il giornalista fa il mestiere suo e ti racconta quello che sa per fonti dirette, oppure quello che viene a conoscere, di cui viene a conoscenza per sentito dire, o perché è un procuratore, o perché un direttore sportivo, o perché un allenatore stesso che magari è in amicizia e gli racconta le cose. Se no, che cosa scrive? Non è che si può inventare di sera pianta quello che scrive, no? Qualcosa, un fondo di sua verità o di quello che ha sentito ci deve essere sempre. Poi io no, non c'è però De Mourinho, perché io sono sicuro che Mourinho non parla con i giornalisti. No, 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 Con quello che Mourinho ha e poi detto, lui non ci parla, lui non e fa sentire i giornalisti soprattutto, insieme con questo o soprattutto quell'altro. come hai detto benissimo te, comincia a schifare quella gente che poi scrive delle situazioni che non corrispondono alla realtà. Oh, È bravo, anche io sono perché la d'accordo. provocazione di rispondere in portoghese aveva una sua radice ben profonda, perché ha detto: siccome se parlo italiano mi capiscono male, almeno la mia lingua, il portoghese, si comprassero un traduttore così capiscono quello che ho detto. Sono delle provocazioni che forse si dovrebbero evitare, forse no, non lo so, fa parte del costume di Mourinho, no? Pure dopo Roma-Fiorentina, non è andato in conferenza stampa, non ci è andato il secondo, quando gli accordi con DAZN e con Sky sono molto molto diversi, però lì forse li capisco molto perché essendo andato la partita in una certa maniera, era botta calda, magari si poteva dire qualcosa oltre le righe. Noi tutti abbiamo visto che questa è una Roma, come dici te, altalenante, ma abbiamo visto che l'arbitro ha avuto due pesi e due misure di giudizio rispetto ai giocatori della Fiorentina e a quelli della Roma. E Ma siamo rispondo nell'ambito della prima mezz'ora. al... Nella prima mezz'ora lui doveva morire almeno quattro giocatori della Fiorentina, E rispondo a Loretta. invece ha espulso Zalewski. È vero che ha fatto il secondo fallo, ma insomma è un fallo geniale. Quello era a centrocampo, come che ha E impedito però la due visita della Roma, ammonizioni no? fanno un cartellino rosso, Ecco, purtroppo. i giocatori della Roma, la prima volta Bipala è stato trattenuto da dietro, l'arbitro non ha Lì fischiato a c'erano terra, ha fischiato la tre giocatori munizione. della Fiorentina, tre giocatori che dovevano uscire per somma di ammonizioni. Se le ammonizioni Tirati su, fossero state tirati a combinate, uno. chiaramente, attenzione. No, ma questa è una gestione sbagliata degli cartellini. Probabilmente l'arbitro ha visto in una maniera e quelli della Poi Fiorentina hanno magari visto in siamo un'altra. stati dei polli noi perché la Fiorentina aveva giocato 120 minuti, amministrata in altro modo, dopo 5 minuti 1-0, forse la partita l'avremmo potuta portare Ma si è fino alla fatto male di fine. Dybala dopo 20 minuti, se no Roma vinceva con Ma è Dybala. proprio Lui non questo. aveva Poi fatto niente. vedi poi due rilevanze esterne, nel senso che a noi ci si fanno male i giocatori, facciamo giocare addirittura i ragazzini della primavera, però di necessità virtù, no? Nell'Inter Cuadrado subirà un delicato intervento e rientrerà, per carità di Dio, tra marzo e aprile, praticamente ha finito di giocare questo campionato Cuadrado, no? Ebbene, l'Inter già sta a caccia dell'esterno destro che deve sostituire Cuadrado infortunato, quindi si dovrà decidere se prende un giovane che si affiancherà a Dumfries oppure prendere un terzino di vecchia data e tenerlo lì nello staff. Cioè, il potere di acquisto poi dà sempre padronanza di tutto. A volte poi non riesce, per carità, però se io devo acquistare 5 giocatori validi, io sono l'Inter, sono la Juve, sono il Milan, non si sa come e perché, però li possono prendere. La Roma, che invece segue rigidamente il fair play finanziario scelto da questa proprietà,
deve vendere per poter acquistare, se no non si può muovere sul mercato, a meno che non va a cercare i parametri zero, i prestiti gratuiti. Mi vedi come va? Perché poi dopo me lo riprendo io, intanto per un anno gioca con te. E così, sinceramente, Lo non so, ci ma questa siamo. cosa dovrà finire. Questa cosa è secondo me quello che stava facendo i Friedkin, è un progetto a medio-lungo termine. Non è che stanno facendo una cosa perché non sono il ricco scemo che è venuto a Roma, perché Friedkin dei soldi ce n'ha tanti e non è proprio un poveraccio, però chiaramente ha un progetto, una progettualità, credo io, no? Che Sì. voglia lo stadio, che voglia aumentare il brand, aumentare gli incassi, eccetera, e poi a quel punto, una volta che si è sistemato, quindi questo dovrebbe durare fino al 2025, il discorso del fair play finanziario, e dopo farà una squadra per vincere, ma la paura mia è che lui non conosce bene il calcio italiano, capito? Cioè, come viene gestito il calcio italiano? Evidentemente questo No, non ha del dobbiamo, suo. ecco, dobbiamo vedere come si svilupperà questa situazione a fine campionato, no? Perché potremmo avere, come dice qualcuno a livello scandalistico e spionistico, mettiamola così, che ci sarà un ribaltone nella proprietà della Roma, staremo a vedere, noi siamo qui tranquillamente. Oggi invece, secondo me, dobbiamo ragionare sull'attualità e l'attualità ci porta a delle considerazioni. Visto che siamo sul rush finale, Bologna-Roma è una partita fondamentale, dove secondo me bisogna riconoscere anche i meriti di una squadra che non ha campioni eccezionali, che però giocatori ed allenatore sono riusciti a fare quadrato e a giocare complessivamente di gruppo, perché un Bologna che naviga nelle prime 4-5 posizioni della Serie A, io non me lo sarei sognato neanche di notte. No, sta giocando un buon calcio e evidentemente una squadra in fiducia, qualche buon giocatore e via, e si trova dove si trova. La Roma purtroppo ci va con Cerotti un'altra volta e non solo ci va con Cerotti, ma sempre per non battere la lingua dove dentro vuole, ma insomma l'arbitro sarà Guida, che è uno dei più sfortunati con la Roma. E poi ci sarà Chiffi al VAR, che è sempre quello che ho citato prima, e non mi sembra una bella accoppiata. E io già non oso pensare che ci sarà per Napoli, per Roma-Napoli, È cioè, vero, è capito? vero, Ecco, magari per Roma-Napoli ci sarà Maresca arbitro. è vero. No, sì, poi dopo lasciamo le riflessioni a tutti quanti liberamente perché qualcuno mi dice che la cultura del sospetto non finisce mai, che proseguite sempre su questo filone. No, assolutamente no. Noi stiamo Ma chi constatando, porta a pensare male però noi ci stiamo sono. constatando dei fatti, tant'è vero che il signor Massimo Penso ha parlato di arbitri sfortunati con la Roma, non ha parlato di nessun complotto, attenzione. No, Poi, perché se sono io, infortunati, evidentemente esatto, se il io clima ostile, c'è cioè il clima, tutti quei tifosi che li offendono, Mourinho che dice fate dichiarazioni prima della partita, eccetera, probabilmente li mette in una condizione non lucida molte volte, capito? probabilmente sì. Però in un'epoca che c'è il VAR non dovrebbero essere indotti in errore. Ma a me mi risulta, capire che ho letto, non so se è vero, perché ripeto, le cose che leggo io gli do peso che hanno, però io ho letto che se un arbitro ricorre al VAR perché ha sbagliato una cosa, lo penalizzano, viene Sì. penalizzato dall'AIA, capito? E quindi questi magari hanno pure paura Ho capito, viene penalizzato a. dall'AIA, però il danno alla squadra, adesso qualsiasi squadra, il danno alla squadra l'ha comunque commesso. Cioè, tu Certo. riconosci l'errore dell'arbitro, non è che mi ridai il torto subito. Tu condanni il tuo arbitro, ma alla squadra, in questo caso la Roma, i punti mancano. Ecco dove sta il fatto, perché tu riconosci, allora mi scrive Caterina, dice allora si dovrebbero ripetere centinaia di partite. Ha ragione la signora, è vero, però non si può andare avanti con la ripetizione delle partite, è Ma logico. basterebbe, secondo me, forse, basterebbe far diventare
gli arbitri dei professionisti e staccarli dalla federazione e Questo quindi si deve avere fare, sì. un organismo autonomo. Se prendere stipendi da professionisti, perché già li prendono, un arbitro prende quasi 10-15 mila euro in un mese quando ha arbitrato 2 partite, 3 partite, e nel momento, e non devono avere altri lavori, nel momento in cui sbagliano rimasti penalizzati per 3-4 mesi. E quindi Certo. voglio dire, dopo ci pensano bene, dopo non hanno più le ingerenze di nessun dirigente di Serie A o di Serie B, perché sono autonomi. Se tu vuoi fare Assolutamente. la partita bisogna che ci metti l'arbitro, se no la partita la giochi, se no come la da ragazzino, porta il pallone lo prendo io e l'arbitro lo fa te. Cioè, funziona così. E questo non lo fanno. Domanda conclusiva, fiducioso per Bologna-Roma o aspettiamo? No, ma che fiducioso, non sono con la Roma, non sono mai, io sono fiducioso perché sono tifoso, vado sempre con la speranza che poi la Roma mi sconfessi quello che è il mio pensiero, ma se devo parlare su come sta giocando il Bologna e come si va la Roma, senza diverse assenze, con la difesa che non si sa bene nemmeno se Mancini recupera, quindi Smalling non c'è, Mancini non si sa se recupera, Zalewski squalificato, Lukaku Kumbulla era squalificato, Dybala infortunato, non può infortunato, giocare. Aouar infortunato, Kumbulla infortunato e chi più ne ha più ne metta. Capito? Quindi come posso dire fiducioso? Speriamo che i giocatori che hanno, la Roma ha una rosa, anche quella che domenica va a giocare con Bologna, che è in grado di Che vincere a Bologna. rimane, sì, che però è rimaneggiata e quindi Però si poi dovrà vedere. però bisogna vedere, capito? È vero. Che ti devo dire? Allora, Massimo Benzo, intanto grazie di essere intervenuto questo pomeriggio. Noi approfittiamo, piccola prefazione, gli auguri, salvo combinazioni, perché qui questo periodo è stata una situazione tra cose professionali, situazioni umane, eccetera, eccetera. Gli incroci sono avvenuti più rari che continui, no? Quindi noi approfittiamo intanto per farci gli auguri di Buon Natale e buone feste, anticipate, no? Ma certo, Anticipate poi al avremo modo di 15 farlo, dicembre. insomma, Poi, se certo. riusciamo a risentirci il 22 la facciamo più a carattere natalizio, no? Non lo so, guarda, Ecco, apposta, quindi sarà io approfitto delle difficile. circostanze subito e non se ne parla più, Apposta, perché il apposta, 22 no, poi sono insomma, ti giorni do particolari, auguri. assolutamente. Auguri a tutti, a te, vabbè, con te ci risentiamo, a tutto lo staff, a tutti i professionisti che lavorano con te, alle persone a Napoli, Direzione Napoli, eccetera, e a tutti quelli che hanno, diciamo che si ascoltano, si Esatto, allora ascoltano, vorrei una Roma migliore. oggi sono stati in diretta. Sicuramente tanti auguri e speriamo Esatto. di sia un po' meglio di quest'anno, insomma. Le cose della vita importanti sono altre, di altri settori. Certo, Questo dovrebbe certo. essere solo un divertimento. Allora, mi dicono da Napoli che ci hanno ascoltato 164 elementi, loro dicono elementi, quindi persone di sesso maschile e o femminile live, quindi 164 hanno avuto la pazienza di ascoltarci e quindi questo è positivo. Vuol dire che queste voci libere ancora funzionano e soprattutto parlano persone normali che vivono la vita di tutti i giorni e che non stanno ancorati dietro roccaforti di vario spessore, perché poi il carattere fondamentale di questa la Roma è proprio questo: dire serenamente quello che uno pensa sulla Roma. Magari io posso dire A, tu puoi dire B, e la gente poi ragiona col proprio cervello. No, ma Magari poi questo va tutto ricondotto al fatto che stiamo parlando di calcio, non stiamo, sì, le cose certo. importanti da Liga sono altre, sono i fatti di cronaca, ci sono 2 guerre a distanza di poco da casa nostra che stanno dove muoiono centinaia di bambini, Centinaia di sono innocenti, vittime innocenti. innocenti. E quindi queste sono cose più importanti. Poi il calcio dovrebbe essere uno svago, finisce lì, Esatto. ecco perché non mi riconosco più, perché io prima mi divertivo, prendevo in giro, mi facevo prendere in giro, eccetera, e finiva lì, era tutto uno scontro. No, oggi non è più così, è diventata sembra la guerra nucleare il calcio, Sono cambiati i quindi tempi, purtroppo. Che devi no, fare? no, non Comunque. va bene, però dai, ognuno lo vive come meglio crede. Allora, anticipatamente, se non ci risentissimo, auguri alla tua gentile signora, auguri a Valentina e famiglia, auguri a Mario e famiglia e soprattutto, grazie da parte mia con affetto e simpatia verso di te, perché sono anni che intervieni da noi,
Noi di questo ti ringraziamo e ti ringrazio io in particolare perché è sempre un piacere immenso poter ragionare, dialogare o entrare in contraddittorio sulla Roma e su tante altre situazioni insieme a Massimo Penso. Quindi, Sì, ma io pure contraccambio gli auguri, Roberto, e non c'è niente da ringraziare perché è un piacere parlare con te, parlare di Roma, e va benissimo così, insomma, ecco, il piacere lo fate a me, capito? Quindi grazie a te, grazie a tutti voi che ci ascoltate, e tantissimi auguri a tutti, piano va piano, bene? piano piano andiamo avanti. Grazie di essere intervenuto, buon proseguimento e buon fine settimana. Anche a te, ciao, buon fine Ciao settimana, Massimo, Roberto, grazie, ciao, ciao ciao, ciao ciao. ciao.